Buongiorno e rieccoci alla nostra partita con la Romania in vittoria 2. Ci eravamo lasciati sull'orlo di iniziare una guerra, ma mi sono accorto, prima di cominciare, che l'Impero Ottomano è alleato sia con la Francia che con l'Austria, quindi adesso sarebbe sostanzialmente una guerra persa. Per questa ragione smobilitiamo momentaneamente le nostre truppe e torniamo a occuparci dell'ambito economico. Probabilmente la prossima guerra sarà in un momento di opportunità o contro l'Austria, soprattutto se dovesse lasciare l'Impero Ottomano, o contro l'Impero Ottomano se dovesse trovarsi in una guerra molto più ampia. Vediamo cosa succede. Allora, intanto dal punto di vista economico avevamo aperto tutta una serie di fabbriche e stavamo aspettando che arrivasse l'acciaio. Acciaio, giusto? Il ferro. E continuiamo a costruire un po' di ferrovie. Allora, prima cosa, sì, abolish Valachia in Moldavia ed effettivamente dovremmo diventare dovrebbero finalmente diventare Romania e Commissioner Warship. Commissioner Warship sarebbe carino, ma non ho uno sbocco sul mare. Quindi per il momento togliamogli la spunta, poi ci ricordiamo, soprattutto se abbiamo tutti questi soldi, di spenderli in questo modo. Aumentiamo la velocità di ricerca. Oh, eccoci qua. La Austria-Ungheria ha perso l'alleanza con l'Impero Ottomano. Perché? Perché l'Impero Ottomano è entrato nella sfera della Germania. Le cose cambiano alla velocità della luce in questo gioco e purtroppo non ci sono tutte le segnalazioni per accorgersi quando cambiano, bisogna continuare a cliccare sulle nazioni. Bene, quindi a questo punto l'Austria è da sola e possiamo provare a conquistarla, spero. È maggio 1881, dovrebbero essere finite tutte le tregue, quindi ritiriamo su il nostro esercito, cominciamo la mobilitazione di massa. La gente comincia a preoccuparsi della nostra mobilitazione di massa, ma sono solo esercitazioni sul fronte, d'altronde. Allora, questi non sono abbastanza rinforzati in questo istante, quindi se li attacchiamo un po' di sorpresa, in piena potenza, non dovremmo avere grossi problemi a conquistarli. Controlliamo prima di iniziare che abbiano solo dalla loro la Bosnia-Herzegovina. Dichiariamo guerra agli alleati,
La Grecia non ci segue, ma pazienza. Western Transilvania prosegue. E devo cambiare anche il nostro governo in un governo più militarista. Questo attacco è assolutamente massacrante. Abbiamo un più uno che non ci dà ancora la possibilità di intervenire. Se riuscissimo a spazzare via questa unità, sarebbe un bel passo avanti. Più 9, non possiamo ancora intervenire. Ci ritiriamo nei nostri territori e cerchiamo di ricaricare un momento. Vediamo se riusciamo a difendere. Non riusciamo a difendere. Non capisco queste unità francesi cosa ci facciano qui. Mentre la Russia molto lentamente sta mobilitando. Io intanto sono di nuovo a 0 unità. Proviamo a costruire qualcosa. Due guardie e un cannone. Acceleriamo. Ok, questa unità la mandiamo insieme a questa unità russa. Ok, meno 18 non andiamo benissimo, ma penso che la Russia abbia più o meno ripreso. Anche questo la mettiamo insieme e uniamo queste due truppe. Abbassiamo un po' la velocità adesso che dobbiamo muovere ancora le nostre truppe. Allora,
Fortunatamente aveva da parte un po' di soldi e forse riusciamo a evitare la bancarotta, anche se la Russia sembra meno efficace della guerra precedente. Forse abbiamo un fronte veramente troppo largo. Nessuno ci viene ad aiutare purtroppo e siamo a meno 31. Tanto la Russia ha avuto un qualche tipo di rivoluzione o crisi e abbiamo tutte le bandierine mischiate. Adesso si sono tutte aggiornate con la nuova bandiera russa. Meno 33. Credo fermamente che ce la possa fare, ma la vedo che si infila sempre in combattimenti troppo sbilanciati. Meno 49, la vedo durissima. Difatti, mi sa che abbiamo avuto una white peace senza nessun cambiamento di confini. E quindi smobilitiamo e ricominciamo a costruire il nostro esercito e vediamo cosa può succedere. Secondo me, a questo giro l'Austria comincia a essere veramente troppo forte, che è strano. Civismo, pluralismo, antimilitarismo, laissez-faire, planet economy. Allora, c'è qualcuno che vuole un po' le minimum wage, vediamo se possiamo riformare. Perfetto. Dicevamo, abbassiamo questo, abbiamo un po' di debito da ripagare e abbiamo ancora un po' di disoccupati. Qui sono state almeno costruite le aziende che avevamo in progetto. E vediamo se riusciamo a organic chemistry. Ok. Le tariffe sono al massimo, qui se chiede di ripagare, quanto posso ripagare? 47. E le nostre truppe sono ai minimi termini. E purtroppo fino al collasso complessivo dell'Austro-Ungheria c'è poco poco da fare, a meno di attendere delle crisi internazionali e cercare di portarci a casa qualche risultato. Allora, aumentiamo i diritti di voto.
costruire il nostro esercito, un'unità alla volta. I socialisti sono risultati fuori in Russia. Se andassimo a cercarci un altro alleato, vediamo la situazione internazionale qual è. La Russia è sopra l'Austro-Ungheria e è parecchio sopra dal punto di vista militare. No. Soldier 87, Soldier 67, no, a questo punto è messo peggio. L'Austro-Ungheria è molto molto potente in questa partita, quindi potremmo provare, però questi sono alleati con l'impero tedesco, gli ottomani. Oddio, cosa è successo? Queste quando sono saltate fuori? Non ne ho idea di quando abbiamo preso il nostro sbocco sul mare. Allora, deve essere stato quando l'impero ottomano ha avuto una qualche tipo di guerra e la Bulgaria si è separata. Quindi abbiamo le navi. Ma non abbiamo più i soldi per costruire le navi. Allora qui la situazione è già diversa. Innanzitutto dovremmo cominciare a costruire anche a Costanza qualcosa. Il gioco dovrebbe veramente segnalarti almeno quando il tuo impero si allarga. Vabbè. Deve essere stato sì, però poco prima della guerra. Non siamo ancora in una posizione per un eventuale Scramble for Africa, perché non siamo nelle prime 16 potenze mondiali. Quindi in questo momento non ho ancora l'interesse di ricercare le tecnologie navali. Se fossi sedicesimo e avessi almeno un pezzo della Libia, probabilmente comincerei a pensare al gioco coloniale, ma non è questo il caso. Conservatori e reazionari, siamo quindi di nuovo diventati pacifisti. Possiamo riformare il nostro... No, le tariffe non possono essere ulteriormente aumentate, però posso tagliare le spese qua. Le tasse sono già altissime e stanno effettivamente danneggiando la nostra classe media, ma purtroppo abbiamo bisogno di soldi. È già comunque il 1885. E siamo veramente in ritardo per cose come lo Scramble for Africa. Però possiamo almeno cercare di migliorare il nostro esercito. Se
Se provassi a mettere giù una marina, il problema è non avere i soldi, alleiamoci anche con la Serbia. E non avere abbastanza soldi per mettere a posto sia la nostra industria, sia la nostra marina, e a malapena riuscire a mettere giù un esercito che per fare giusto due parate militari in realtà. Infatti siamo 68esimi come military power. Anche perché penso che le guerre che abbiamo continuato a combattere fino a questo punto non abbiano influito bene sulla nostra popolazione. Non so se c'è un grafico sulla quantità totale della popolazione come si è mossa. Milioni 52. E 6 milioni della popolazione totale. Per questa nazione non abbiamo la possibilità di costruire industrie. Un'alleanza con la Svezia, procediamo. Allora, quanto dura qui la nostra? 88, troppo. Però speriamo che l'Italia riesca a bastonare un po' l'Austria in modo da permetterci di espanderci. Mobilitazzati contro i 45. La Russia si è veramente tritata una guerra dopo l'altra e ha contribuito non poco alla distruzione dell'esercito russo. Continuiamo, allora, vediamo dal punto di vista culturale, in realtà potremmo andare ancora sotto di qua, poi abbiamo ancora tante cose sul commercio, poi logicamente tutta la marina, da anche solamente cominciare a pensare a fare. Ma per ora non abbiamo ancora abbastanza soldi per neanche cominciare a pensare a queste cose. Nazionalizzando, allora, nazionalizziamo la banca, che sono un po' di, ecco, mi sono già spesi tutti i soldi della nazionalizzazione della banca. Ok, proviamo a produrre dei clerk qua. Dovrebbero migliorare l'efficienza delle nostre industrie, oltre la velocità della nostra ricerca. Quanti clerk abbiamo? Lo 0,11, quindi proprio 0, niente.
questo punto la Austria è in pace. E la Russia non ha più neanche un soldato. La Russia è diventata l'Unione Sovietica, che è un po' quello che succede quando rimani senza soldati. Siamo ancora alleati con i sovietici? Siamo protetti dai sovietici, ma non siamo alleati con i sovietici. Alleiamoci con i sovietici e speriamo che vada tutto bene. Ok. E ora la macchina industriale russa, per favore, ricominci a costruire un esercito. Noi intanto continuiamo a cercare di migliorare la nostra industria, sarete stanchi di sentirmelo dire, ma finché il budget rimane così, non è. 1887 e abbiamo già l'Unione Sovietica, l'Impero tedesco, l'Austro-Ungheria e l'Italia con anche un pezzo di Istria. La Francia è ancora bella grassoccia dal lato tedesco e l'Africa sta per essere fatta a pezzetti, divisa a pezzetti nelle varie nazioni. Se noi guardiamo le potenze mondiali, l'Unione Sovietica è appena sotto l'Austro-Ungheria e ci stanno chiamando in guerra, una guerra dove loro, ripeto, non hanno una truppa a parte quello che stanno mobilitando, e è una guerra contro i giapponesi. Accettiamola, tanto non dovrebbero chiederci nulla. Ma non interveniamo in nessun modo. Ci stanno chiamando in un'altra guerra. La liberazione svedese allora, contro la Svezia, che penso che vada a prendere qualche pezzo qua. Allora, prendiamola, non dovrebbe neanche questa darci grossi problemi. Noi continuiamo a essere un po' anticomunisti dalle nostre parti, con il nostro partito conservatore al potere. Contro quante nazioni siamo in guerra? In teoria, anche se non muoveremo un passo. Ah, saremmo in guerra contro l'Inghilterra e il Giappone contemporaneamente. Bene. Arrivati gli inglesi. E su queste dolenti note degli inglesi che stanno marciando verso la nostra capitale, chiudiamo questo episodio e speriamo che nel prossimo la situazione migliori e magari riusciamo a scatenare qualche guerra di unificazione, più che altro qualche rivolta per unificare i nostri territori. Alla prossima puntata!